Ciao. Ciao. Allora, adesso leggiamo Un albero deve crescere di Ferruccio Prugnaro Spinea. Un seme, questa è una poesia scritta da un sindacalista molto importante, fra l'altro, uno che ha combattuto veramente e quindi si presta anche molto anche questa, perché è una poesia proprio di forza, no? Un seme dobbiamo piantare, compagni, sotto queste valvole, queste tubazioni. Un albero grande deve crescere, subito, con grossi rami, potenti nidi. Cercate, cerchiamo tra le nostre labbra, morse dall'amarezza, dall'insulto. Non dobbiamo aspettare, tergiversare. Molti alberi devono ergersi al cielo, presto, con enormi dimensioni, profondi capovolgimenti, molte vite attendono confinate nei tuguri delle loro anime. Oggi stesso, compagni, dobbiamo sotterrare quel seme. Oggi stesso comincerà a crescere. Oggi stesso comincerà a rodere, a travolgere la sofferenza, la sopraffazione. Adesso io ne ho... tu hai ancora da leggere? Leggi, leggi. No, perché volevo, se qualcuno ha qualcosa che vuole che sia letto, perché io ho preparato qua. Gianni. Gianni è dopo. Moi, M-O-I. Grazie. Prego. Non so, c'è qualcuno che ha qualche preferenza e la leggiamo prima che mi vada via la voce. 21. Sì. 21. 14. Aspetta, fa proprio interno. Ah, sì, 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 l'avevo segnata, hai ragione. Bellissima. Bellissima sta qua. Guarda. Questa, ma, vero? No, con questo no, ritmo. No. Ah. È bellissima, vero? Mi ricorda tanto quando facevo Ruzzante. Allora, Sandro Poccato, San Donà di Piave, Venezia, a casa. A casa, fiera, granda, e gente tanta, e bestie ancora. Mami, Sora a pioppa, stebe. Quando ne discutete, è tutto già deciso in altra stanza, di anodizzati ermetica, in sostituzione di cittadinanza, solo perché ci siete con la bocca già atteggiata a compromesso. Pur d'aver successo, pur che tutto sia sempre lo stesso, usando parole dall'uso invigliacchite, ponendo il problema di governare unitamente il territorio, mirando a star tra i governanti e mai tra i governati. E volete garanzia di non alzar la testa nell'iniquo, tacito patto del consenso. Quando parli di interstiziale, tu stermini il pensiero senza accorgerti di quanto tutto questo sia banale in rima con arsenale, né vedi attorno riprodursi ovunque con nesso causale le colonne quadrate dell'edificio M a ricordo del nome di un duce da cui incubati fuggimmo in un corso del popolo dove il popolo passava guardingo. Ora dimmi cosa significa cambiare. Protesi nel cielo? Scusami, era protesi nel cielo che volevi 21? Io. Ah, tu. No, 21. Alberi. Ah, sì, alberi, alberi, sì, alberi. Alberi, Luciano Dall'Acqua, Venezia. Protesi nel cielo, come sculture, o ricami d'autunno,
gotiche guglie, evocanti ricordi, inquieti guardiani dell'alba lontana. Sentite, c'è qualcuno che vuole qualcosa? Se vuole una, se no leggo l'ultima io. 48. Meglio che leggiamo cose evocative perché danno la possibilità di farsi sentire anche, perché purtroppo... 45. Ma è anche soddisfazione perdere la voce per cose così belle, eh? Per una... per un qualcosa di così importante. Come i nostri alberi. Maria Tumicelli, Villa Franca di Verona. Ancora poco e sarà estate. E noi, in questo universo con respiri di luce, sarà la neve dei pioppi nel ballo dell'aria a ornare pavimenti d'erba. Già, le ropinie lasciano fragranze di grappoli appesi, giorno dopo giorno, l'infinito verde. Leggiamo l'ultima? Perché? È perché la voce non c'è quasi più. Ottima ragione. Non so, ma io vorrei che mi diceste voi. Il paterno ancestrale del suo... sì, scusami. No, ce l'hai lì. Pagina. La pagina. Dammene una qui. 11. 11. 11 di questo. Dopo leggo una delle tue e dopo basta. No, quella è sua. Ah, 11 di questo. No. Adesso ho capito. Scusami, non avevo capito. Sì, 11. Materno ancestrale, Antonella Barina, Venezia. Nel tempo che non è segnato nelle pietre e nei libri, nel tempo in cui non si erano ancora separate, in quel tempo la signora sognava e sognò un mare più profondo e scuro e le acque che battono sulla spiaggia, l'increspatura di ogni onda, il disegno di ogni nuvola, ciascuna pietra di ogni montagna, i fili d'erba di ogni pianura, il granello di sabbia di ogni deserto. Sognò l'aria che si faceva più fresca, sognò gli alberi. Io sono te, albero, e tu sei me. Prendi il mio frutto. L'ho regalata tutta agli alberi. Beh, stasera ce l'avrò ancora. Ne leggo una che era dedicata a una mia amica che tra l'altro abita qui sopra, ed era, delle volte mestre può essere pesante, allora quando c'è la condizione di pesantezza e di disagio delle volte nella città, questo ti spinge a viaggiare. Allora è una ricchezza anche il dolore che delle volte si prova in vicissitudini del territorio che si riflettono nelle nostre vite, ti danno questa ricchezza che è anche quella, la capacità di reagire o di produrre poesia o di partire per un viaggio. E allora le avevo dedicate, vi leggo quella finale della raccolta Mestre Niente e fa così: buon viaggio amica mia, buon viaggio, porta via un pezzetto di me, che io respiri l'aria del tuo finestrino, l'umore del souk, il vapore dell'amman, e portami al ritorno un cucchiaio di sabbia, una fotografia, un fossile, portami tutto, portami niente, riportami te stessa, non dimenticare di tornare a casa. Ogni giorno, quando noi stiamo vivendo in questo deserto, altrove le stesse pietre respirano. Brava!